L'amministrazione Melucci è un'amministrazione che davvero mette le mani nelle tasche dei cittadini, spreme i cittadini come limoni. Pensate un po' alla delibera di giunta di fine agosto di quest'anno, la quale appunto rivoluziona le tariffe per quanto riguarda gli abbonamenti relativi ai parcheggi a pagamento in città. Per i lavoratori prima c'era una tariffa agevolata di 25 euro al mese, ora bisogna andare al CAF e quindi se hai un ISEE da 0 a 8.000 euro si paga 20 euro, da 8.000 e un centesimo a 13.000 euro si pagano 40 euro e superando i 13.000 euro di ISEE si pagano 75 euro al mese. E questa mi sembra una carognata, passatemi l'espressione, perché qui stiamo parlando di persone che ha anche poco più di 13.000 euro di ISEE, significa che prende poco più di 1.000 euro al mese. E tu cosa fai? Fai pagare a una persona che prende 1.100-1.200 euro al mese, fai pagare 75 euro al mese di parcheggio, un qualcosa di assurdo che incide maggiormente in chi ha un reddito, diciamo, basso, ma incide per tutti, perché 75 euro al mese moltiplicato 12 mesi sono 900 euro, quasi 1000 euro vengono regalati al comune di Taranto che spreme. Ma ho voluto sottolineare la condizione di chi già prende 4 soldi e quindi una persona che in totale in un anno prende 13-14 mila euro ne va a pagare 900 di parcheggio. Ecco la carognata che è stata fatta. Oltre al fatto che coloro i quali possono avere questi parcheggi, a questi abbonamenti a 20, a 40 euro, non potranno parcheggiare nelle seguenti zone. Quindi pagano, ma non possono parcheggiare in un'area, in siti che pure appartengono, diciamo, all'area, alla monozona, no? Perché i parcheggi sono divisi a fasce, a fette, quindi a zone. Quindi non quelli che rientrano pure nella zona in cui si trova Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazza Santissima Annunziata, Viale Liguria, Parcheggio Principe Amedeo, Parcheggio Campania, Parcheggio Pacorè, Parcheggio Artiglieria, Parcheggio Oberdan, non potranno parcheggiare qui. Assurdo. Pur la loro zona rientrando appunto nell'area in cui si trovano questi parcheggi, cosa davvero incredibile ed assurda. Succede solo a Taranto, una situazione strana. In varie città d'Italia noi vediamo che si alternano le strisce bianche con le strisce blu, i parcheggi a pagamento con i parcheggi gratis, qui è tutto blu, tutto a pagamento, persino nelle zone appunto periferiche. Mi fa specie la posizione di Confcommercio. Confcommercio dice di difendere i commercianti, di difendere i dipendenti delle varie attività commerciali, ma mi domando, chiedo a Giangrande, chiedo a Spadafino, che sono i dirigenti, no, presidente, vicepresidente, scusate, ma voi ci avete pensato che un dipendente, una persona che prende 4 soldi, che prende 1.200 euro al mese e magari lavora purtroppo molto di più delle ore per le quali viene pagato, ma questo è un discorso attinente al nero, lasciamo perdere questo discorso molto pesante e molto impegnativo, ma una persona che prende 1.200 euro al mese, secondo voi, Spadafino, secondo voi, secondo te, Giangrande, è normale che paghi 75 euro? Che debba pagare 75 euro al mese e 900 in un anno? E non mi venite a dire, a raccontare la favola che anche l'amministrazione racconta dei park and ride, perché per arrivare al park and ride, quindi per arrivare a Cimino, uno che abita a San Vito già deve prendere due pullman per arrivare da San Vito al park and ride. Quindi lascia lì la macchina e poi prende l'altro mezzo. E quanto tempo ci mette? Quindi non sciacquiamoci la bocca con questa storia del park and ride. Tanto più che sappiamo bene che i vari mezzi, i vari bus, quelli che dalle periferie per esempio potrebbero portare al park and ride di Cimino, per fare un esempio,
anche lì saltano le corse e i tempi si allungano. E il dipendente, quando arriva sul posto di lavoro, un'ora dopo l'inizio della sua giornata lavorativa, ma al di là di questo, mi sembra davvero una carognata far pagare 75 euro a persone che veramente già vivono una condizione economica difficilissima. Vergogna, amministrazione Melucci, vergogna AMAT. Significa davvero mettere le mani nelle tasche dei poveri cittadini di Taranto.